Allora, Salvatore mi ha chiesto qual è il miglior periodo per metterle. Allora, dipende che piantina è. Se è una piantina tipo, se la togliete, va messa subito, ok? Se la comprate già in vaso da un vivaio con un bel apparato radicale, eccetera, la potete mettere anche a marzo, ok? L'importante è che all'inizio la annaffiate bene, anche, cioè, quando la mettete a dimora fate un bel buco, terra morbida, eccetera, e prendete il vaso dal vivaio, lo togliete, squassate le radici, le aprite, piuttosto le tagliate. L'importante è che non lasciate tutte quelle, perché sono piante magari che sono di 2 o 3 anni, per assurdo, hanno un pacco, non fanno più niente. Anche le piante da frutta, prendete, spaccate. Spaccate le radici, le aprite sempre, ok? Le mettete a dimora, fate un bel solco. L'ideale è, il non plus ultra è metterci anche un po' magari di compost maturo di fianco, non sotto, perché la pianta, se mette il compost sotto, dopo va giù. Vabbè che lampone ce ne freghiamo, però per dire un po' in generale, il compost sempre di fianco. E poi dopo, l'ideale, come avete visto qua, un po' di pacciamatura, eccetera. Prima fate filare, bello robusto, che si lavora prima quello, e poi dopo mettete le piantine ogni 40-50 centimetri, col suo magari paletto. Dopo vedete voi, ma potete evitare magari di metterlo il paletto, basta che mettete i fili, mettete dei passoni di castagno, belli robusti, uno qua e uno lì e uno là. Questi ve li consiglio, poi se volete, se non avete voglia, mettete il filo singolo e come dicevamo prima, cioè è molto semplice. L'importante è li mettete, li annaffiate. Prima settimana che abbiano umidità, che le radici attecchiscano bene, se no seccano. Ok? E poi pian pianino, senza fretta, le potate con calma. Quando le prendete le potate subito lunghe così. Fregatevene, no, non dovete mangiare i lamponi il primo anno, anche aspettate 2 o 3 anni, l'importante è che la pianta faccia una bella apparato radicale, che dopo lei caccia bene, viene una bella ceppaia, durano. Se ne muore qualcuna, le fate come avete visto, voi le lasciate magari una o due piantine che crescano un po', e dopo con la vanga, due vangate, le mettete giù. Dì. Il lampone li fa dalle radici, si allarga, vedi qua, questi qua. Sì, lei, lui, cioè, perché il lampone ha radici molto superficiali. Questi qua, vedi, questi qua, basti dai due vangate, come abbiamo visto prima. Togli, metti giù, fai il tuo filarino con le tue piantine. Magari quando li compri, ne compri due o tre varietà, prendi magari due rifiorenti. Io vi consiglio Autumn Bliss, non so se si pronuncia così, che ce l'ho lì, che è una bomba, me l'aveva dato uno di subito, secondo me è il migliore, grossi, ne fa un'esagerazione, perché io ne ho tanti tipi qua, quelli secondo me sono i migliori, quelli che ho io. E poi vabbè, gli uniferi chiaramente li fanno più a fine maggio, li fanno più grossi, poi ci sono i gialli, ne ho due, c'è, boh, non mi ricordo come si chiamano, comunque ce n'è, là ce n'ho due tipologie, perché ne ho. Un po' le ho comprate, poi le ho scambiate con un ragazzo di un foro che gli ho mandato delle mani, mi ha mandato dei lamponi, ma non so che lamponi sono, ce ne sono dei buoni che dopo ve li faccio vedere. E questo è lamponi. Se no, se avete poco spazio, fate una mora al lampone come ho fatto io là. Cioè, non è il massimo, l'ideale è tenerle divise, vedete qua. Qua ho messo dei lamponi anche un po' in mezzo perché quest'anno ce ne avevo tanti. Però l'ideale è mettere le more come queste, un metro e mezzo. Fate le etichette, fagli vedere Stefano, queste qua sono le etichette che le ho copiate da dei ragazzi di un forum, prendete, sono le migliori queste, garantito, ve lo garantisco io. L'ideale è prendere una targhetta di rame, io ho usato alluminio perché rame non ce l'avevo, andate da un canalaio, fate dagli scarti, rame, poi prendete un Dremel con la punta o altrimenti con i punzoni. Qua l'ho punzonato, ho punzonato il numero, c'è cioè due tipi, poi c'è una lista. E poi ci mettete cosa sono, ma anche le piante da frutta. Non sbagli con queste. Queste qua una volta, o inox, anche inox si potete fare, o il rame, finché scampate, sapete, perché dopo succede come a me che
non scrivo mai niente, sono andato da Stefano qua, abbiamo raccolto dei sacchi di mazze in estate così, e adesso non so più cosa c'ho, li vedo quando le mangio. Dopo devi andare a risalire, ma se invece tu fai le etichette fatte bene con le varietà, perché cambiano, eh? Cioè tipo Chester le fa più tardi, per dire. Questo è Triple Crown, lo so, le fa dopo. Poi c'ho l'Hockness, le prime che le fa, cioè le fa un po' prima, magari le fa una settimana prima. E poi ce n'ho Thorn Free, insomma, con il mio grandissimo inglese, che quella là le fa più grosse. Cioè, voi le prendete due o tre tipologie e così ce le avete. Alla fine vengono bene o male allo stesso periodo, però si vede la differenza, eh? Cioè, le vedi anche ad occhio, eh? Tu le guardi, le fioriture la vedi. Tu quando fioriscono, una fiorisce bianca, l'altra fiorisce rosa, l'altra ha un petalo bianco, o c'ha l'infiorescenza, i petali fatti un po' diversi, li conosci ad occhio. Le varietà, dopo che c'è, devi prenderci un attimo, ne prendete due o tre tipologie, non prendete con le spine perché là ce n'è una che è buona, la tupi, però a potarle, cioè, è un disastro, perché a parte che vengono così, cioè se le vedete là cioè, sono vigorosissime, sono molto, e poi molto spinose, cioè fanno paura, c'è da starci lontano, anche a raccoglierle. Sì, c'hanno delle spine, no, queste qua sono senza spine, tipo come vi dicevo, ve le prendete un po', le fate le vostre piantine, fate dei filari, le potete mettere anche vicino a una rete le more, cioè non hanno, le more si attaccano, cioè si attaccano, ma legate. Adesso, Dario, prendi il tagliarami che potiamo una mora. Vieni Stefano che potiamo. Quale potiamo? Che si vede bene. Questa qua, dai. Allora, vieni qua che filmiamo bene. Mi raccomando, venite tutti, guardate bene, se non capite chiedete, ok? La mora non è difficile, però bisogna sempre guardare un attimo. Allora, prima di tutto si guarda, lo vedete che questo è il ramo dell'anno scorso, è secco e poi c'ha le more su. Ok? Quindi questo è secco. Questo qua ce la faccio con la forbice. Lo togliamo. Perché sono legati questi, eh? Ma poi faccio vedere anche le gambe. Adesso ne facciamo una fatta bene. Ok? Anche se è meglio potarle, il secco lo potete togliere anche adesso, ma è meglio potarle sempre in primavera. Lo facciamo per fare. Qua c'è dell'asparago spinoso che è un po', le ho messi qua, ma sono un po' scomodi. Ok, questa qua è anche una solida russa ibrida che serve da pacciamatura verde. Questa qua, se la volete, venite a maggio, ne togliamo due radici. Lo può pagare tutte per radici queste. Cioè, uno fa un buco, ci sono le radici sotto, sono molto tenere. Fai a pezzetti, metti una dappertutto così e poi le usi da pacciamatura. Ogni tanto le tagli, butti le foglie lì e poi dicono che tirano su dei. Cioè aiuta un po' tutto l'ecosistema perché tira su il pot, non mi ricordo da che minerale, e poi ce l'hai lì, ce l'hai nelle foglie e poi viene pacciamandolo, ce l'hai per le piante, ok? È un ibrido, quindi non è, perché la consolida si trova anche qua, la consolida non so come si chiama, maggiore tipo, solamente che la consolida maggiore è infestante perché si propaga da seme. Ok, se metti quella qua c'è pieno dopo. Invece questa qua da radice è stata ibridata apposta, poi resiste più al freddo, vabbè che noi qua non è che ce ne importa tanto. Poi dovrebbe avere un fittone che va giù molto. Questa non la estirpi più, cioè dove la metti non la togli mai più. Cioè, perché lei va giù e anche se le togli, basta rimane un'unghia di radice e ricaccia su. Infatti l'ho messa tutte io, ho preso le radici. Ta 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 ta. Ho fatto dei buchetti buttati lì così, beh, ce n'è una qua, una lì, una là, una lì, una là, le vedete? C'è pieno, ma le ho messe io, vicino alle piante, così perché l'ho visto su YouTube, me l'ha portata un ragazzo di Brescia, un mio amico Andrea, e me l'ha portata, che è venuto a trovarmi, mi ha portato due radici, due pezzettini, ho cominciato a farle, poi ce l'ho anche di là, vabbè, così, per dire. Questo è l'asparago selvatico che ho messo io da mangiare, questo qua praticamente adesso. È quello spinoso, non è quello buono che comprate. Però dopo in primavera li taglio a zero e fanno.
fanno degli asparagini così, tanto da mangiare qualcosa, non è che c'è lo spazio vuoto, li ho messi. E sì, buco. c'era un bu, ma sì, c'era, beh, c'è un kiwi, un asparago, una mora, un kiwi, una mora, poi un po' misto, le fragole qua, vabbè. Rischiamo, poverino. E vabbè, non fa mica niente. Allora, tornando a noi, questo è secco, ok? Via. Allora, l'ideale, dicono che le potature sarebbe meglio portarle via. Cioè, non tenerle in loco perché dicono che saranno delle malattie. Quindi le portate lontano, non mettetele nel compost. L'ideale è portarle via, lo dicono. Io l'ho sempre, adesso io le cippo queste qua, anche se non si andrebbe fatto perché mi spiace, perché è materia organica, però sarebbe meglio eliminarle anche perché se hanno delle malattie si trasmettono, eccetera. Quindi togliamo il secco. Questo è secco, si vede bene. Dove riuscite tagliate con le forbici, se no Dario c'ha il troncalami, dov'è Dario? Se no potete usare anche questo. Questo qua è esagerato. Però con questo qua, tac, però tipo ce ne sono certe là che non si riesce con le forbici, sono grosse. Comunque li togliete con calma, magari mettete i guanti. Allora io durante l'estate li ho legati, perché questi sono cresciuti quest'anno. 1, 2, 3, però questo è piccolino, dopo lo togliamo. 1, 2, 3, 4 ne ho lasciati, ok? Ne lasceremo 3 in produzione, ho lasciato uno in più. L'importante è prima togliete il secco, così. Mettetevi gli occhiali magari perché rischiate di prendere delle slamazzate in faccia. Allora, adesso li potiamo. Anche se si vede poco perché l'ho già un po' potate. Allora, il concetto è questo. Quando arrivano a 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m, anche 1,70 m, li tagliate. Però considerate di avere questo, ok? Lungo. Voi adesso fate 1,70 m circa, 1,80 m, lo tagliate. Così. Ok? Poi, i rami fino a 80 cm li togliete a zero. Okay. Quelli sopra gli 80 cm li speronate a 30-40 cm, lasciate 4-5 cm. Questo qua lo potete sempre in primavera, ok? Cioè, dovete pulirla bene, non abbiate paura perché vi sembra che non ci sia niente, ma quando dopo vegeta fa le more, dopo vi faccio vedere che si vedono bene, prendo un ramo secco così lo vedete. Allora, quindi fino a 80, questo qua tipo fa schifo, lo togliamo, che piccolino, non ha senso, lasciateci tre belli. Questo qua era 1, 2, 3, per dire qua, questo qua non mi piace a me. Perché va tutto là in mezzo, via, lo togliamo. Ce ne lasciamo tre. Allora, questi li tagliamo sempre 30 cm, 40 così. Questo qua l'avevo già mezza abbozzata. Questo qua lo tagliamo qua. Quindi 1, 2, 3. Lo tagliamo qua, tipo. Una volta fatto questo, li leghiamo a raggiera come prima. Mi passi la corda, per favore. Perché Dario non c'ha voglia, lui sta in giro. Quelli lì non sono di un anno, questo Quali? troncone qua. Sì. 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 Queste qua sono molto belle, quelle là sono ancora più grosse, però non fatevi ingannare, cioè sono vigorose, qua sono belle perché sono piante che hanno degli anni, c'è una pacciamatura, cioè
però crescono, sono molto vigorose, poi dipende da varietà a varietà. Qua potete fare l'asola, altrimenti se lo agganciate in un angolo così non ha senso, cioè non serve a niente. L'importante è che li bloccate per quando tira il vento, se no si coricano e eccetera. L'ideale è sempre usare i tubetti, come dicevo prima, perché magari questo lo blocchiamo qua, salute. Questo qua non l'abbiamo tagliato, facciamo così, così. Questo qua lo blocchiamo sempre così in modo che facciamo senza asola. Questo Scusami, dimmi. vedevo nella dispensa che a volte non li, cioè non li piegano anche sulla filare. Raggiera, così dici. Beh, Ma non gli danno anche una piccola piega, una curva? non gliel'ho mai data. Probabilmente aiuta, probabilmente diminuisce la vigoria, perché magari probabilmente aiuti. Io non l'ho mai fatto. Probabilmente è una tecnica valida. È un po' come le viti. Le viti, le pieghi per ridurre la vigoria, perché se no se lasci la stona ti pianta su di caccia. Però in teoria andrebbero piegati in estate, perché adesso cosa fanno? Adesso fanno. Allora, guarda, ti faccio un esempio pratico che vedete. Allora, questo mettiamo che è quel pezzo qua. L'anno scorso era stato potato qua. Qua vedete, era stato potato. Lo vedete tutti. Guardate, scusate se sono davanti. Qua è stato potato. Da queste gemme, da questa, ha cacciato questo. Dove sono le more? Cioè, voi l'anno scorso dicevate non c'ha more, vedendolo adesso. Poi lei caccia stiramenti sottili, che sono questi. Da qui fa le more. Cioè, non dite non c'è più niente, no. Perché ne deve fare poche, perché ne fa. Guardate qua cosa ce n'erano, non sono mica maturate. Perché come fanno a maturare? Cioè, ce n'erano un'esagerazione, anche se nonostante che ho potato po' molto, dopo magari ce l'hanno che piove le maturi, però. Cioè, comunque così, così. L'importante è che le lasciate abbastanza spogli, sotto niente, che siano arieggiate, legate magari a raggiera, così. Così. L'importante è che le legate bene, che non si muovano. Basta. Ripeto, in primavera fate questo. Queste qua sono le more. Come potate, e poi dopo lo vedete anche voi, dopo crescono a dismisura. Se venite su, vedete queste qua, le vedete anche meglio. Cioè, guardate queste qua come ha ricacciato. Adesso qua c'è un bosco. Cioè, queste qua sono le. Cioè, quando dicevo che guardate che tronchi che fanno. Questi qua ce la fai perché sono secchi. Beh, i bastoni. È semplicissimo, cioè non ci vuole niente. Togliete il secco. Questo è secco. Magari sopra e sotto le legature magari le togliete perché è plastica che rimane in giro. Ha fatto a pezzi come le viti, perché sennò non esce. Così, questo. Per dire, questo qua è già secco, via. Però questo qua, fallo vedere a Stefano, questo qua è piccolissimo, non ha senso tenerlo. Quando ne avete dei grossi, non ha senso tenere sta roba piccola. Questo qua l'abbiamo già tolto. Questo lo togliamo, che è secco. È semplice, cioè, potare i piccoli frutti non è difficile, cioè, non è un melo o un pero, cioè, è semplice. L'importante è che prendete un attimo di dimestichezza, l'importante è che vi fate l'occhio quando potate, ma li vedete secchi, cioè, non è che ci voglia una laurea, cioè, è semplice. L'importante è mettersi lì, delle forbici che tagliano buone.
Qua c'è l'etichetta, questa qua è Tonfri. Questa qua l'avevo presa, la prima che ho preso, queste qua le ho prese da una ragazza di subito. Trovato tipo 5 euro, due piantine, adesso ce n'ho, ne avevo fatte 50. Comunque, 20-30 centimetri. Tac, togliete questo qua, che dell'altra pianta si vede nei piedi. Così. Ma poi ad occhio, non è che state lì col metro, cioè, girate un colpo e via, cioè come tutte le cose. Prima di tutto bisognava capire quale tenere, tipo questo non mi piace, perché è più piccolo. Questo qua, per dire, via, lo tagliamo via, così. L'ideale era sempre potarle, legarle, poi tagliarle, ma noi adesso siamo qua, facciamo così però. Così. Allora, 30 centimetri circa, qua. Poi dopo, cioè dopo viene in automatico, come tutte le cose, magari questo lo lasciamo qua, che va bene, anche se è un po' più alto. Questo qua non ne ha, però da queste gemme le ricaccia lo stesso, sempre, eh? Da queste gemme ricaccia lo stesso. Ok, quindi fate, non so, fino qua, via. Sempre 70-80, questo qua tipo è basso, andrebbe tolto perché era basso. Quindi state un po' alti, che è meglio. Poi dopo ci vuole un bilico. L'ideale è aspettare che facci anche le piantine, vedi? Queste qua che toccano, fai le piantine. Ma queste qua tanto le vediamo, tanto che siamo qua. Magari tagliamo qua, qua. E poi dopo li leghiamo. Cioè non è difficile. Questo qua, se riuscite senza spaccarlo, magari lo fate passare sotto. Qua. Così che è più incastrato. Perché se sono più incastrate è meglio. Così. Scusa, ma andrebbe fatto in primavera, perciò questi che lasciavi tutti lunghi dovresti lasciarli qua sino alla primavera prossima. Non ti succede niente se ce ne dica sopra, sperando che nevichi. Ma no, magari si piega, ma io so come sono flessibili. Però non ci succede niente, cioè non Vedi? patisce la pianta. No, sono come le more che vedi, vedi, vedi che come sono, si Sì. spaccano, però il lampone è più delicato. Il lampone sì, il lampone, visto che te tende più. Poi chiaramente se tu ci vuoi dare un colpo, allora se devi fare delle piantine lasci così, li metti giù, li corichi e fai le piantine. Se no ci dai una passata. Io, visto che alcune le ho già potate, magari a agosto passavo, li legavo, perché tutte legate, vedi che sono già legate. Adesso questi qua No, no. anche Però li ho già legati perché. Cosa? anche quando hanno finito di produrre si potrebbe fare. Ma ce li hai le more, ce l'hanno fino a Tipo ottobre, i lamponi, per eh? I lamponi esempio. potresti fare anche una volta che hanno prodotto, sì. Però i juniferi li puoi tagliare. Sarebbe meglio, ma anche i rifiorenti. È sempre una questione di tempo nelle cose. Se tu hai tempo e poche piante lo puoi fare. È chiaro che se ne hai tante e se hai altre cose da fare, è un altro discorso. Poi le leghiamo qua. Per i lamponi, per riprodurli, come si fa? E tu li lasci crescere come ho fatto vedere prima, poi con la vanga. Perché certi li fanno da tagliare, io non l'ho mai fatti. Però li puoi fare, tu me le prendi. E dopo quelli che ti crescono tipo nel passaggio, adesso ci dai due vangate e li togli. Capito? Non farlo all'inizio primavera perché ho provato, è difficile che prendano. Perché ci vuole, come si dice, umido. E allora se vai contro l'estate è difficile che. Per far ricacciare le piante, questo è il discorso. Cosa il? Adesso stavi parlando che serve l'umido Sì. per No, quando. se devi togliere dei lamponi, in primavera è difficile che prendano, anche se hanno un po' di radici, è sempre difficile che prendano. Cioè, Meglio mettere adesso. adesso se tu li togli adesso è meglio, via. Secondo, cioè io dalla mia esperienza ho visto che è meglio, adesso è il periodo migliore per fare le piantine, sia di more sia dei lamponi. Perché c'è umido, li metti in terra. Ah, ok.
Adesso ne facciamo un po'. Questa corda qua l'avevo legata bene, l'ho volata via. Allora, aspetta. Ma li puoi fare tipo radicare da talea anche, Sì, così li metti in acqua? le more io ci ho provato, non ce l'ho mai fatta. Ci si fa, eh? Cioè, Però probabilmente non si è la fa. maniera più. No, allora, si fa, lo fanno, però io non l'ho mai fatto, io non ci sono riuscito. Però si fa, perché vanno seguite. Cioè, il problema delle talee io l'ho fatte, tante volte di fichi ne ho fatti, un'esagerazione per dire. Però bisogna starci dietro. Cioè, invece qua passi due vangate c'è la piantina. Cioè, Certo. è chiaro che se sei un vivaio, c'è tutto automatizzato, lo fai. Però se hai poche piantine, tempo, si fa. Questo qua è la mora un po' potata. Cioè, vi è chiaro? Cioè, non è difficile, Piuttosto semplice. eh? Adesso ne facciamo potare uno. Chi vuole potare? Se qualcuno vuole potare? Dai, Dario, vieni. Se volete potare, vi facciamo potare. Cioè, venite che facciamo potate una pianta e la vediamo. Adesso ne prendiamo una comoda, tipo questa qua. Dai, chi è che vuole farla? Dai, prego. Chi vuole? Qualcuno vuole potare? Ma non vuoi prenderle le Posso foto? Io voglio. Dai, Salvatore, vai, Salvatore, vai. Grazie, grazie. Solo perché c'è stato il giorno. Questa qua, porta questa qua. Questa qua che è la prima, dai, vai. Ma starci vicino. Quello lì è secco, lo puoi togliere, vai. Passami le corde che le tengo, che le sbattiamo via. Se no c'è male la plastica in giro. Boh. Ok. Guardate se avete qualcosa, che qualsiasi cosa, non fate i problemi. Adesso ti conviene togliere il secco. Questo qua. Quello lì, bravo. Dietro. Così, via. No, ma i tagli. Ma no, sembrano, però non è mica piena, è mica pero. Cioè. Viene via bene, cioè guarda, non è mica roba. Grande potatore, No, dice. questo qua. Questo qua toglielo pure, che tanto non ci serve. Vedete come fa Salvatore, lui le gestisce, tanto che ne poti una, tiri via come con le viti, tiri via la parte opposta. Lasciateli pure le corde, non stare a togliere, dopo le tolgo. Tira le tracce. Lui toglie il secco prima di tutto. Poi dopo ne seleziono, prima ti conviene legarle, Guardavo quale tenere. perché quella lì secondo me è secca in alto, questa qua guarda, questa, vedi che è Ah, secca. questa sì. Allora togli quella lì, così, guardate, vedete che magari è seccata, oh. Si vedeva dalle foglie, fai vedere, adesso perché adesso vedete, si vedono le foglie secche, guardateci. E questa qua non faceva niente, o magari se le prendeva, però adesso potale a 1,70 lì, quelle lì, questi qua non hanno rami laterali, e poi li leghi, ci fai l'asola qua, se non c'hai un punto, se no mettili così, Qua la posso legare, va bene, sì, ne però leghi posso una, legare. io inclinerei di più, così questa la metti lì, capito? Ma mi vado solo. Non fa mica niente, dai, boh, vai, toh. Così avanti di far l'asola, leghi là, taglia con la forbice, tagliatela. Così tanto non è mica un problema. Così, e poi l'importante è metterle a raggiera, come dicevamo, non uno sopra l'altro, in modo che ci giri dell'aria. È molto semplice. Una volta capito un po' il meccanismo. Importante, mettete i fili o lo attaccate vicino a qualcosa di robusto, una rete. Boh, quello lì
Bravo, quello li taglio lì, perfetto. Quello li taglio dove ne hai voglia. Così. Quello là era secco, via. Così. Quello là, via. Se ti dà fastidio, taglia anche l'alta. Se ti dà fastidio, taglia quella lì, tanto non ti serve, via. Questo lì lo leghi lì, ci fai l'asola lì, facci l'asola perché sennò scorre. Questo taglia un po' più lungo, sennò... Sì, ci mette voi. Vai. La pianta che c'è dietro, Luca. Cosa sono dei cacchi, sì. Là mi si è spaccato un ramo. Questa era carico di frutta, ma il cacco, nonostante, vedi che è potato molto vicino. Vedi com'è vicino. Non, i rami tengono poco. Ha del legno. Infatti bisogna fare anche attenzione quando uno ci va sopra. C'ha del legno il cacco che... si spacca con niente, non è robusto. Ci sono delle tecniche adesso che ho visto su YouTube che li sfruttano. Io una volta lo svuotavo completo. E solamente che dopo le ricacciavo, invece così... Beh, più tagli, più ricaccia, cioè nel senso una volta che tagli... invece io li cimo in tre volte, magari a fine luglio, fine agosto, fine settembre, 40 centimetri, i rami che caccia fa i cacchi dopo, e li fa grossi. Perché dopo si continua a tagliare i succhioni, ti si svuota, e invece i cacchi grossi li fai nei succhioni. Se tu guardi... Tipo, non mi ricordo come si chiama, su YouTube cerchi potatura cacchi, agronomo vite qualcosa, lui spiega queste tecniche, sono molto valide. Io ho provato e, a parte quest'anno sono gelati germogli qua, ne ho fatti pochi. E poi c'erano tipo delle mosche dentro e non sono durati niente quest'anno, sono scoppiati, sono marciti subito, ci hanno fatto delle larve. Boh, guardiamo qua un po'. Però ci sono molti rami sovrapposti, quindi l'hai lasciato così. Beh, ma tanto se tu guardi i professionisti tengono il cespuglio, il cacco. Non ha problemi. Se tu guardi, li fanno ad alberare tutti a cespuglio. Non ha bisogno di maturare di tanta luce. Li tengono dentro. Guarda su YouTube, ti fanno vedere. Fanno delle piantine, tutti i cacchi lì. Non è che tengono delle piante... Una mia, se no tagliare, la taglia un po', taglia mia. Li tengono un po' cespugliosi i cacchi. Non sono le mele o le pere che tengono aperte, fanno così. Io ho visto che vengono belli. Ma lì è stata proprio degli insetti, eh. Cioè, me l'hanno detto dei ragazzi che ne capiscono. Anche io ho sempre mangiati, ma li buttava giù, infatti in terra ce ne sono una vagonata, sono tutti, non sono durati quest'anno, vedi? Vedi Salvatore sta facendo l'asola, adesso lo legavamo così non scappa mica, beh, perfetto. Così come ha fatto lui, benissimo. C'è qualcuno che vuole potare dopo Salvatore? Dai che ne facciamo un'altra. Qualcuno, qualche volontario, non c'è nessuno. Perfetto. Tre rami tagliati a... Ha cimato i rami laterali, li ha legati ai fili, belli, belli aperti, così, perfetto. C'è qualcuno che vuole provare l'altra piantina? Vabbè. Tanto che siamo qua. Tiro via un po' di consolida. Le faccio... Cos'è sempre pezzolato? Sì, quella lì è la consolida che dicevo prima. Quelli lampone. Però li ho messi quest'anno. Perché ne ho messi. No, questo ho preso, vedi che c'è? Sì, quello lì. Ma ne ho messe 4-5 piantine vicine. Ne ha presa una, ce ne basta. Basta che ne prenda una. Dopo pian piano cresce. Perché quando ne ho moltiplicati, ma le ho fatte sta primavera. Ne faccio un'altra io, dai, poi basta. Semplicissimo. Togliamo il secco. Poi, questo qua, in questo caso,
vedete che si vede che la piantina ha ricacciato poco. Allora io faccio così in questi casi, ce n'è uno grosso e due piccoli, i piccoli li togliamo, facciamo meno more ma diamo possibilità alla pianta di crescere, perché se ha ricacciato poco vuol dire che ha poca forza. Alla fine ne lasciamo uno bello grande, magari lo lasciamo tanto, magari lo facciamo andare da qui un po' più alto e poi lo leghiamo in mezzo. L'importante, come dicevo sempre, è far crescere le piante. Tanto togliamo anche l'altra, via. Boh. Questo qua lo leghiamo in mezzo qua, prendiamo un po' di corda. Ma avranno lavorato poco perché c'è sopra il caco qua? Ma probabilmente sì, poi sono state messe dopo queste. Poi c'è magari un po' meno pacciamatura, poi dipende dalla varietà. Questa qua è, cos'era? Non mi ricordo, Chester tipo. Sì, però no. Sì, ha vegetato poco rispetto alle altre. Questa qua la mettiamo qua, tanto ho tagliato una corda piccola, ho sbagliato, così. Boh, posto, anche se scorre, queste ce ne freghiamo, tanto sta lì. Togliamo sempre le corde. Allora, tutto chiaro, potatura delle more. Ok, adesso andiamo a vedere, magari potare un po' di un ribes e nuova spina, che ce n'ho di là. Dario, ce li hai i guanti? Boh. Allora, qua c'è un casino incredibile. Allora. Ma questi sono ribes. Venite dentro, mettetevi un po' dove riuscite. Vuoi guardare la batteria? E perché? Bene, no, boh. Beh, vabbè, adesso quando dai, guarda, quando lampeggia più me lo dici che piantiamo lì. Ok. Allora, entrate tutti se riuscite, mettetevi. Allora, questi qua sono ribes, non mi ricordo se rossi, bianchi, e i neri fanno schifo, non ve li consiglio, sono immangiabili. Ce n'ho 3 o 4 piante, poi magari ci sono delle varietà più buone di quelle che ho io, ma quelle che ho io fanno schifo. Allora, questi qua sono lamponi, questi qua sono stati messi tutte vicine, le piante. Allora, questo è ribes, e vedete le foglie diverse. Allora, questa è uva spina. E questo è orribile, si assomigliano un po', però chiaramente l'uva spina ha le spine. Fai vedere? La potatura è simile, infatti nella dispensa c'è un po', sono raggruppate insieme, ok? Allora, sì, bisogna togliere l'erba prima di tutto, bisognerebbe farci più manutenzione durante l'anno prima di tutto. No, 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 ma è vero, perché c'è una abbastanza... Cosa? C'è un motivo per cui è diviso l'otto e casuale. Cosa vuol dire? Cioè che qua è recintato. C'avevo il cane che girava, c'erano i cinghiali, poi ci devo recintare quando c'è l'uomo tuo, perché sennò vengo dentro i cinghiali. No, però voglio dire, non è allungato quell'altro. Perché c'avevo. Sì, là non potevo allungarlo perché devo entrarci quando devo dare verde rame alle viti. No, voglio dire, non è che. No, li ho fatti qua perché. No, c'avevo uno spazio, dopo l'ho fatto dopo. Prima ho fatto là e poi ho fatto questi. Pian piano dopo avevo un po' più di esperienza, eccetera, così. Allora, per intenderci, questo è un ribes, ok? Il ribes produce sui germogli che nascono dalle gemme di un anno, specialmente sull'apice, ok? Quindi produrrà in questa parte. Questo qua è il ramo di un anno, di quest'anno. Questo qua è inserito sul ramo di 2 anni. Quindi, ramo di un anno, ramo di 2 anni. Ok? Qui
nasceranno i germogli che faranno i ribes. Stessa cosa l'uva spina, ok? Io adesso qua li ho messi in filare, ma li potete allevare a cespuglio, cioè non c'è bisogno di metterci tutta sta roba, perché io l'ho messa perché c'avevo i lamponi, eccetera. Comunque li potete lasciare a cespuglio, cresce il cespuglio, sono vigorosi, eccetera. Per moltiplicare è molto semplice, si fanno le talee di questi, si taglia il rametto, si mette nella terra, è facilissimo che prendano. Duriamo di un anno, sì, prende con facilità, ribes, ok? Adesso noi dobbiamo praticamente svecchiare un po' la pianta, nel senso fare in modo che abbia dei ricacci tipo questo. Vedete questo qua? Questo qua è un ricaccio di quest'anno. Lo vedete, è dritto. Questo qua, se noi lo pieghiamo un po', se riusciamo a piegarlo un po', perché dopo se cresce troppo dritto non va mica bene, chiaramente come tutte le cose. Se è molto dritto, prende molta vigoria e prende il sopravvento sulle altre branche. Quindi, se riuscite, li coricate. Tenete un attimo coricate e poi torniamo indietro. Cosa vuol dire? Facciamo dei tagli di ritorno per tornare indietro. Tipo questo qua va in mezzo, vedete? Veniamo indietro. Chi vuole dei ribes, prenda su e faccia dei tagli. Prego, prendeteli. Questo qua va già bene, perché questa qua è una pianta giovane, però più diventa vecchia più lo vedete sta cosa, ok? Adesso io tiro via molto, possiamo venire qua, taglio di ritorno qui, torniamo indietro, svecchiamo la pianta, ok? Qua li avrebbe fatti lo stesso, vedete queste gemme qua, però la conteniamo, veniamo indietro, tanto vediamo un po'. Perché sennò dopo si invecchia il grano, vedete questo qua com'è già vecchio, questo pezzo qua, se lo vedete. Se invece tornate indietro così, lo ringiominiamo la pianta, e la avviciniamo e poi dopo così, e teniamo i succhioni, un succhione o due l'anno, per avere le branche, perché queste branche dopo diventano vecchie e dopo tra qualche anno veniamo qua, tac, o qua, così. Ok, torniamo indietro e abbiamo sempre i rami nuovi. Perché cosa succede? Succede che magari qua li fa per 4-5 anni, poi ne fa sempre meno, sempre più, i rami più esili, produce sempre frutta di meno qualità, di minor qualità, e poi abbiamo la pianta vecchia, stessa cosa di potare le piante da frutta. Li fa lo stesso la frutta se non la poti la pianta, ma non si discute. Però se tu la tieni potata, la ringiovanisci, hai sempre rami produttivi giovani e hai sempre frutta e non ti fa l'alternanza, ok? Cioè, gli fa lo stesso la frutta il ribes, però se lo potiamo e poi magari togliamo questi qua che vanno in mezzo, questo qua tipo va in mezzo, ci andrà a chiudere, non ci girare, allora lo andiamo a togliere. È molto semplice potare, cioè non è che ci voglia, qua c'è un po' di roba, però. Sì, questo qua era già mezzo potato. L'importante lo aprite un po', fate dei tagli. Poi questa qua è una piantina giovane, si vede poco. Cioè io di piante vecchie di ribes non ne ho da farvi vedere. Però l'importante è che. Cosa? Beh, se c'è qualcosa che cazzo. Se sono dei rametti deboli, qua li puoi togliere. Però l'importante è che ci lasci un po' di ricambio. Cioè questo, vedi che è un ramo giovane bello. E questo qua. Però se la pianta diventa Molto vecchio, molto vai vai indietro, torni indietro, tagli di ritorno. E per dire, non so se avete visto, qua era lungo, sono venuto qua, cioè vengo indietro e poi dopo lui c'ha più forza, te la ricaccia. Chiaro? Cioè, tagli di ritorno, si torna indietro. Ma se la lascio cespuglio e non ci metto un filare, come faccio ad allargarli? Dove li aggancio? Non devi agganciare, tu basta che fai i tagli di ritorno su un ramo che va già così, si allarga. Da solo. Ebbene, tu dove tagli? Tu dove. Allora, a te considera un rubinetto qua. Cioè, se c'è un ramo lungo. Di solito la linfa va sempre agli apici della roba. Cioè, se quel ramo qua, la linfa andava qua. Se io taglio qua, va qua. Se voglio ancora darci più linfa nelle piante da frutto, faccio così. Ci dai ancora più linfa alle piante da frutto. E piccoli frutti no. Ok? Tu dove tagli ha un significato, capito? Se fai il taglio di ritorno devi la linfa, se tu fai un taglio
su un ramo e togli la gemma apicale, specialmente nel melo, nel pero, lui caccia lì. Qua ci viene, ci pianta quattro succhioni lunghi così, capito? E adesso vi faccio vedere un pero per dire che ce li ho lì, per farvi capire un po'. Cioè, intanto dopo magari facciamo, ne facciamo un'altra giornata. Però dove tagli lui caccia. Cioè, è matematico. Cioè, qua è stato fatto un taglio tipo apposta. Qua è stato tagliato e la linfa ha preso qua. È andata su. Questi qua sono piante che fa ridere. Cioè, adesso andiamo a vedere andiamo a vedere un melo là per dire. Cioè, dove fai i tagli ci dai sempre spinta. Cioè, ci fai andare la linfa lì. Capito? Cioè. Ma dopo lo vediamo, magari facciamo un'altra volta, facciamo le piante da frutta, hai capito? Tu, perché le piante da frutta tipo la nostra gemma apicale qua, che è quella che condiziona le altre gemme. Hanno la gemma apicale, ok? Qua c'è una gemma. Se io tutti gli anni la taglio, cosa succede? Se io taglio qua, cosa succede? Questa gemma nell'arco di un anno trasforma tutte queste gemme qua. Da legno a frutto, dipende dalla varietà chiaramente, ok? Perché questo qua si chiama abbondanza, tipo produce secondo me sui rami di 2 o di 3 anni, non credo, perché certe tipo i peri producono direttamente qua in certe varietà sui brindilli, sui rametti piccoli, mentre altre varietà hanno bisogno di andare indietro 2 o 3 anni per dire. Questo qua è la gettata di quest'anno. Questo è quello che ha fatto quest'anno, questi due, vedete? È stato tagliato qua perché ho preso delle marze da innestare, che mi ricordo che ho avuto una ragazza a prenderle. L'ho tagliata qua. Lui ha cacciato questi due qua, ok? Se io lo taglio ancora, lui fa dell'altra legna qua, cioè legno. Se invece lo lascio così, queste gemme diventano così. Diventano gemme. Gemme a frutto, diciamo. Ok? È semplice. Voi quando potate, ricordatevi che dove tagliate avete un risultato. In base al risultato che volete ottenere, sui piccoli frutti è diverso, Vuoi capito? fare del legno però. Cosa? Tu dici fare legno. Se tu c'hai una branchetta che è debole, tipo questa qua, no? Ci vuoi fare una branca, dici non ci voglio mangiare le mele, fai così. Ci dai della forza, capito? Ti ricaccia, hai capito? Se invece vuoi le mele, però questa banchetta qua non ha senso di esistere qua. Perché? Perché c'è questa che domina. Questa qua già domina su questa ed è giusto, perché la pianta deve sempre andare su così, capito? Qua vedi sono venuti su dei succhioni, tipo questo qua andrebbe tolto, adesso non va fatto adesso, va fatto sempre prima. Poi ci vuole l'altra forbice, questa qua. Però per dire, perché cosa succede? Dove è andato adesso l'ramo? È caduto di lì? Ah, è rimasto su. Questo succhione qua, se io lo lascio andare, se non la poto, l'anno prossimo, questo qua è così, eh. Nel melo si può fare un taglio tipo questo, che si chiama becco di luccio, per far cacciare, anche sul pero, caccia dei brindillini qua, ti fa la frutta. Dopo là andiamo a vedere sul pero, magari ce n'è qualcheduno, capito? Poi ogni tipologia di pianta ha le sue cosette da vedere. Questo qua tipo andrebbe coricato qua così, se non ci fosse il filare. Questo lo togli, fai un taglio di ritorno qua, lo corichi così che viene a sottobranca di questa. E lo corichi così qua si riempie di gemme miste e ti fa le mele. Se invece lo lasci così lui viene alto, invece andrebbe coricato così. O ci metti un divaricatore da qua a qua. Beh, dopo questa primavera ci vediamo un'altra volta, lo vediamo. Beh, è come la cosa che abbiamo parlato altre volte. Sempre primavera. Sì, sempre primavera, ok? È giusto per farvi vedere. E avete altre domande, qualsiasi cosa, la vediamo. Non so, ditemi voi. Dopo la frutta la vediamo. Vai, dimmi. Adesso che hai potato, tiri via solo i rami. Cosa vuol dire?
cioè lì nel dove c'è il frutto di bosco, no? Sì. La pulizia del che gli fai, tiri via solo i rami che hai potato e il resto lasci tutto lì. Sì, beh, ci pulisci sotto l'erba, chiaramente, ci danno un colpo, cioè, io non ci faccio nient'altro, perché ce la facciamo però a tua... Non ci vanghi, non ci fai niente? No, chiaro, no. Non serve? No, tanto sono, come si dice, rimangono lì, non è che, non è un frutto, sì. No, quelli li devi togliere chiaramente i rami, okay. Però quello che non ci devi fare niente alle piante, ai piccoli frutti. Non è un orto che ci devi zappare, seminarli, stanno lì, va con le piante da frutta. Non c'è bisogno di zapparsi, una volta che prendono, sono vigorose, hai visto che fanno dei bei rami e, okay. E basta, non c'è bisogno di altro. L'importante è che ci sia il filare che li tiene a posto, in riga e basta. Okay. Allora... Il corso è finito, sono qui con Dario e volevamo farvi un po' riepilogo di quello di cui abbiamo parlato al corso per darvi una panoramica un po' generale. Allora, per prima cosa abbiamo visto come fare un impianto di lamponi, more, poi abbiamo visto come riprodurre le more, abbiamo fatto vedere i vari passaggi eccetera, poi abbiamo visto come riprodurre i lamponi asportando le piantine direttamente lungo il filare, e poi abbiamo visto prima la potatura delle more, dei lamponi, scusate, con la relativa legatura, poi abbiamo visto la potatura delle more e poi abbiamo dato un'occhiata dall'altra parte su come effettuare la potatura del ribes e l'uva spina. E poi abbiamo fatto una piccola discussione sulle potature da frutta, ma dell'albero da frutta, ma approfondiremo nelle prossime settimane il discorso. E più che altro faremo un corso, un altro corso come questo, sempre gratuito, aperto a tutti, e in primavera. E discorrendo oggi abbiamo deciso di fare anche una giornata dove parleremo della potatura della vite, la potatura invernale, perché qui abbiamo il vigneto e quindi faremo un'altra giornata dove discuteremo di questo. E quindi se siete della zona di Parma o se vi volete spostare, volete venire a questi corsi, i corsi sono sempre gratuiti, senza fini di lucro, aperti a tutti, quindi chi vuole partecipare e adesso mettiamo in descrizione il mio contatto Telegram e quello di Dario che è qui con me, e chi vuole partecipare ci scrive e poi quando fissiamo le date così ve le comunichiamo, quindi se volete c'è massima disponibilità da parte nostra. Ringrazio tutte le persone che sono venute oggi, siete molto gentili e ci ha fatto molto piacere che abbiano partecipato. E nient'altro, se passate da Fornovo o di Taro, quindi in provincia di Parma, nei prossimi mesi volete passarci a trovare, trovate sempre il mio contatto e ci mettiamo d'accordo e magari facciamo due chiacchiere, parliamo un po' di piante, orto, eccetera. Va bene? Io e Dario vi salutiamo. Ciao. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao, ciao, ciao.